Simone. Buonasera e benvenuti al primo appuntamento con noi dilettanti versione streaming. Riprendiamo questa nostra, credo e spero, buona abitudine di vederci durante le settimane con gli allenatori, con i dirigenti delle squadre dilettantistiche marchigiane. Questa è la prima trasmissione, abbiamo in programma di farne una settimana itinerante nelle Marche, vicina alle società che sono in qualche modo vicine a noi, che seguiamo nel corso della stagione, nei fine settimana e nel corso anche dell'intera settimana, perché notizie, novità, approfondimenti, credo che chi ci segue più direttamente sa che siamo abbastanza organizzati da questo punto di vista. Come dicevo, questo è il primo appuntamento, ne faremo altri. Oggi siamo qui ospiti del Macro Store Civitanova a Montecosaro Scalo, che ringraziamo per la cortese accoglienza. Ci ha messo a disposizione questo angolo che per chi segue lo sport è un pochettino un angolo di paradiso, perché siamo circondati da attrezzature sportive, da abbigliamento sportivo, quindi chi vive questo tipo di ambiente qui si trova effettivamente a casa sua. Ripeto, Macro Store Civitanova a Montecosaro Scalo. Abbiamo due graditissimi ospiti che ci faranno compagnia in questa nostra passeggiata pomeridiana, diciamo così. E accanto a me Luigi Giandomenico, allenatore del Trodica. Buonasera. E poi abbiamo anche Andrea Mercanti, allenatore della Monteluponese. Buonasera. Con questi due signori che ci hanno fatto il piacere di venirci a trovare, parleremo un pochettino dei rispettivi campionati, il campionato di promozione e il campionato di prima categoria. Queste sono due buone squadre. Adesso sentiremo insieme a loro quali sono gli obiettivi, qual è il programma di questa stagione. È chiaro, ancora siamo all'inizio, sono state giocate solo due partite, quindi ancora è tutto all'indivenire, però ci fa piacere averli i nostri ospiti e cominciare un pochettino ad affrontare il discorso. Gigi, sei vicino a me, comincio con te. Allora, tu sei di Montecosaro, hai avuto una lunga esperienza qui con la società del tuo paese, poi quest'anno, come tu, i cicli penso che sia così, finiscono, a un certo punto uno deve un attimo voltare pagina, e hai scelto Trodica. Perché Trodica e come ti trovi a Trodica? Bah, come hai detto tu, è finito un ciclo dopo 4 anni stupendi, partendo dalla seconda categoria, arrivando in promozione, quindi sono stati veramente 4 anni bellissimi. Avevo bisogno di qualche stimolo in più, di un'esperienza nuova, e poi niente, poi è venuta fuori Trodica, mi ha cercato e quindi ho visto molto interesse da parte loro, è un progetto serio e quindi di conseguenza ho scelto Trodica. Loro venivano da un'annata storta in tutti i sensi, lo possiamo dire adesso senza voler offendere nessuno. Penso che pochi l'anno scorso si aspettassero la retrocessione del Trodica, perché una buona squadra, una rosa organizzata, una società altrettanto molto organizzata, alla fine è stata una grande sorpresa, però mi pare che c'è stato un attimo di scoramento e poi dopo sono ripartiti con grande entusiasmo. Questo va dato atto, credo, al presidente Cardinali e a tutto lo staff, che poi dopo ci hanno messo veramente il cuore per ritirare subito sull'ambiente, no? Sì, hai detto bene. C'è stato un attimino quest'estate... Inevitabile, penso. Sì, ma credo che sia normale dopo una retrocessione così magari inaspettata, come hai detto te, però c'è grande entusiasmo, hanno voglia di far bene, hanno voglia di fare un buon campionato, chiaramente... si proverà a fare il massimo, la squadra è una buona squadra che ho messo a disposizione la società, quindi proveremo a far bene e vediamo come va. Certo. Andrea, anche per te, anche tu quest'anno hai fatto un cambiamento, insomma, tu vieni dal settore giovanile del Porto Recanati, hai altre esperienze in altre società, specialmente nel settore giovanile, sei alla prima esperienza in prima categoria e diciamo che come avvio non poteva essere migliore, perché due partite, due belle vittorie con la Monteluponese, quindi come ti stai trovando? Penso bene, questo inizio credo che deponga a tuo favore, insomma. No? Bene, è una società abbastanza organizzata, hanno fatto una squadra buona per la categoria, con anche nomi importanti, ragazzi con un passato, quindi per l'allenatore è la cosa, nel senso, ecco, migliore, certo. Trovarsi, avere a che fare con un gruppo di ragazzi in gamba che hanno voglia di lavorare, di migliorarsi, quella è la cosa migliore. Per quanto riguarda la società, hanno fatto uno sforzo notevole, però ecco, io l'entusiasmo è giusto averlo, però siamo solo agli inizi, quindi certo. Occorre lavorare, occorre migliorare su tante cose, perché tanto nel calcio, ecco, i nomi non è che bastano soltanto, contano fino a un certo punto, contano anche altre cose, quindi certo. Da quel lato lì dobbiamo un attimo fare dei passi in avanti, però è un campionato difficile anche perché io conosco molti allenatori, sono molto bravi, squadre organizzate, quindi
Beh, il Girone C è stato sempre un campionato abbastanza tecnico, voglio dire, poi Luigi l'ha fatto negli anni passati, un campionato tecnico con squadre molto organizzate che provano a giocare, quindi è un campionato interessante. Poi anche voi, come un po' la vicenda del Trotica che lui non ha vissuto e tu non hai vissuto a Mondrupone, però il Mondrupone pure l'anno scorso ha avuto una stagione fortunatamente poi si è salvata, però dicevamo prima a microfoni spenti, a Natale pochissimi avrebbero scommesso sulla salvezza del Mondrupone, il giorno di ritorno strepitoso. Qualche ragazzo in pratica mi ha avvisato di quello che era successo l'anno scorso, quindi sono molto motivati anche per quello, perché nel senso, ecco, vogliono prendersi anche una rivincita a livello sportivo di quello che gli è successo, quindi molti sono rimasti e vogliono, ecco, hanno anche una certa rivalsa nei confronti per dimostrare che loro sono quelli del girone di ritorno, non quelli del girone d'andata, insomma. Gigi, senti, così una cosa, in queste prime due partite, no? Voi avete fatto 4 punti, io volevo chiederti un tuo parere sull'ultima, avete affrontato la San Giorgese non è promossa, l'anno scorso attraverso i playoff è salita in promozione. Che impressione ti ha fatto la San Giorgese? Perché a livello di nome, forse è la squadra più blasonata del girone, se andiamo per storia. Poi negli ultimi anni ha avuto delle vicende, ma insomma... Hai detto bene, hanno degli ottimi giocatori, secondo me è un'ottima squadra. Un buon allenatore che fa star bene, sì. Preparato, quindi la squadra secondo me è ottima, arriverà in fondo perché hanno molta qualità, soprattutto davanti sono veramente forti. E poi lì mi pare che è tornato un po' di entusiasmo. Molto. Io ho vissuto l'anno scorso le partite di playoff e devo dire che un pubblico di quel genere in prima categoria neanche a sognarlo di notte. Sì, è vero, infatti sarà un campo difficile per tutti secondo me. Certo. San Giorgio, sì. Mentre Trotica, la tifoseria, gli ultra del Trotica, come... No, ragazzi, sono eccezionali. Trotica pure c'è una tifoseria molto organizzata e molto numerosa. Non da invidiare nessuno proprio. Noi ringraziamo i ragazzi ogni fine partita perché veramente ci sostengono per 90 minuti, sono veramente bravi, ci stanno sempre vicini, quindi cantano, ci aiutano, quindi per noi è importantissimo. Sì. Certo. A Montelupone com'è vissuta? Magari certo non avremo i numeri della San Giorgese, sì, no. Ovviamente è così, però ecco tu anche a livello di accoglienza con i tifosi, perché sai quando un allenatore arriva c'è sempre un attimo di confronto, no? Con la squadra, con la tifoseria, come ti sei trovato, come sei stato accolto? No, bene, l'ultima partita il pubblico presente è stato abbastanza numeroso per la categoria. Vivono in maniera, nel senso, cercano di dare una mano, anche molti tifosi vengono tante volte al campo anche nell'ultimo allenamento, e quindi è una cosa positiva. Poi ecco, anche la dirigenza è riuscita a coinvolgere un po' tutte anche le attività commerciali lì della zona, del paese, quindi Anche perché parliamo a Mondrupone, non so di preciso, però è un paese piccolo, sì, insomma, non è Civitanova, tanto per essere, ecco, cioè... in base alla come spettatori, penso per il paesino piccolo che è, ne sono abbastanza numerosi. L'anno scorso mi sono determinate partite, arrivano anche a 300 persone. Per la prima categoria è tanta roba. Penso che sia... tanta roba, assolutamente. Senti. Siamo? Per... Ecco.